come sei giù basso tu. Sì. Tu adesso facevi così, no? Sì. Invece devi fare questo, guarda. Non vado a prendere la corda troppo avanti. Ok. Perché se no mi trovo i piedi che devono stare sulla riga. Ok. Io sono qua che vado a cercare, come fanno in tanti, la corda più avanti possibile, pensando di tirare chissà cosa, e invece sono tutto sbilanciato in avanti. Devo cercare di non cadere in avanti perché devo tenere la riga dietro i piedi. E sono qua in una posizione di merda. Certo. E in più quando tiro devo tirare come un matto prima di arrivare qui. Quando poi sostanzialmente il momento più giusto della tirata è da qui in poi, certo, dove mi distendo e cammino. Tutta la parte iniziale di ti stanca e basta, che è quello che ho sempre fatto anch'io. Infatti le prime foto sono lì tutto lì in avanti che tiro come un animale. Invece, senza andare a cercare la corda chissà dove, appena appena davanti ovviamente, sì, in modo sì, certo, che la corda la sento che arriva. Cosa faccio? Comincio a buttarmi indietro, abbasso un po' il culo così almeno riesco, okay, a spingere bene anche coi piedi. Tiro, prima spinta, va tutto a finire sull'avampiede. Quindi okay, sarò lì con come se si disegna una freccia, praticamente il peso è come se mi trapassa la punta del piede, tra certo, virgolette, no? Tiro, man mano mi distendo, vado a chiudere le scapole e cammino all'indietro. Vedi come sono, certo, io? Non tutto in avanti questo, come capito? Ho io, certo. Perché questo praticamente è una dispersione di energia continua, certo, cioè praticamente non hai un punto dove si incanala tutta la tua forza. Invece, certo, una volta che tu hai aperto tutti gli angoli, cioè praticamente tu sei un tutt'uno con la corda, certo, e la stai tirando, quindi la tua l'energia è questa. Porta su questo e apri, chiudi bene le scapole. Minchia, ma viene tutta un'altra cosa. Vabbè, adesso è stare in avanti, però adesso è anche leggera per fare quello, sì, che vero, dico, perché finisce che ti va in terra te con la slitta. Esatto. Apri bene e vai. Mica, comunque è tutta un'altra cosa, eh. Eh sì. Adesso prova di qua. Allora, adesso vediamo il tiraggio corto, ma con, diciamo, il punto, il fulcro alla vita. Perché sì, dobbiamo cercare di lavorare sul bacino, quindi sulla distensione degli angoli, creando proprio questa linea diretta dalla slitta al tuo, diciamo, al tuo punto di forza, okay, e che passa attraverso anche l'apertura dell'angolo del bacino, che è fondamentale. Quindi tu dovrai assumere una posizione tale da riuscire a portare la slitta verso di te in modo che se io taglio la corda, da un momento all'altro tu dovresti trovarti per terra, perché certo, sei davvero proiettato all'indietro per aiutare non soltanto la slitta a venire con la tua forza, ma anche col tuo peso. Quindi parti piano piano, rulla bene col piede, quindi da punta a tallone, cerca, okay, di lasciarti andare e senti tutti i movimenti. Quindi. Perfetto. Piano piano distenditi, lascia andare la corda, bravissimo. E concentrati solo sul punto dove senti il carico. Tira, tira, perfetto. Più regolare e meno a scatti possibile. Più è regolare il movimento, meglio è. Qui stiamo andando con questo lavoro, adesso stiamo lavorando con un carico basso. Certo. Quindi, come dicevo prima, carico basso, dobbiamo attivare tutti i muscoli, dobbiamo far conoscere al nostro corpo questi movimenti. Non ci serve arrivare a carichi estremi finché non abbiamo capito quanto possiamo fare. Poi tu puoi anche iniziare a caricare da oggi stesso, è la tua prima seduta, sei partito con un carico basso. Puoi arrivarmi anche nel primo giorno di lavoro a un carico esagerato, però ci arriviamo piano piano in modo da continuare a capire che la tecnica è fondamentale e non dobbiamo andare a lavorare solo sulla forza storpiando la tecnica. Anche perché ci si rischia magari di far male. Il rischio di farsi male, ma soprattutto mettiamo il caso che tu sia fatto di acciaio, non ti fai male, ad ogni modo se tu continui a lavorare con dei carichi non appropriati rispettivamente parlando della tecnica, cosa succede? Che cominci a storpiare la tecnica, ti adatti a una tecnica sbagliata, magari tiri 2000 kg ma potresti tirarne 3000. Okay. Quindi sempre meglio adattare il carico finché la tecnica rimane quella che deve essere. Quella corretta, assolutamente. Piano piano, di giorno in giorno, comincerò a aumentare i carichi lasciando anche spazio al riposo, che è fondamentale.